conclusione alla 18ª sagra delle Rane di San Pozzo, è stato un successo anche quest'anno. Ebbene sì, il tempo vola e siamo arrivati all'ultima serata, non sembra vero, ma mamma mia, sono già passati 9 giorni. Si conclude nel migliore dei modi, perché comunque abbiamo avuto tanta gente, tutti contenti e soddisfatti, e questo è quello che conta. Il tempo ha tenuto, tranne purtroppo oggi che ha rovinato la dimostrazione dei volontari del soccorso. Sì, oggi abbiamo avuto il tempo non dei migliori, però comunque siamo riusciti a fare comunque l'attività che volevamo, diciamo. Una sagra impegnativa con tanti volontari, anche giovani. Assolutamente sì, senza di loro la sagra non potrebbe esistere, e anche appunto ne approfitto per cominciare a fare dei ringraziamenti, partendo dal comune, l'amministrazione comunale, la Pro Loco in primis, le associazioni che ci sono a San Ponzo, il Battistero, la Banca del Tempo, e poi abbiamo i nostri mitici, la Protezione Civile, perché ci ha dato una grossa mano appunto adesso con queste cose della sicurezza, cosa se non la festa non avrebbe potuto essere svolta. E poi abbiamo i cani da soccorso, abbiamo avuto Croce Bianca, Croce Rossa, e tutti quanti, e poi appunto i volontari che sono stati il numero uno di questa festa. Volontari giovanissimi, è impegnativo lavorare questa festa? È impegnativo sì, però è una sagra che dà molte soddisfazioni, perché comunque vediamo che la gente apprezza quello che facciamo, anche se non siamo dei camerieri professionisti, anche perché noi lo facciamo col cuore. Questa sagra è una grande famiglia. Sì, è stato molto complicato, poi non essendo molto colta su questo aspetto, ci aiutiamo molto a vicenda, siamo appunto una grande famiglia, una seconda casa insomma.